Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Adesso andiamo a vedere questo nuovo video. Se volete condividetelo, lasciate un like e se non vi siete ancora iscritti al canale, potete farlo, se vi va naturalmente. Bene, seguitemi. Allora, voglio fare questo pane con questa farina ai cereali del mulino Parri, però ho preferito spezzarla con la zero, ma se volete potete usarla in purezza. È un mix di cereali, c'è cioè il grano saraceno, riso, orzo, mais, il farro, l'avena, la segale e poi ci sono i semi di lino, di sesamo e di girasole. Bene, procedo prima per l'autolisi, quindi metto la farina in autolisi, chi mi segue sa già come funziona, come procedere, vi metto casomai il link in alto e la lascio almeno mezz'ora, dopodiché ci metto il licoli, nel mio caso il licoli o la pasta madre, e vado a far girare in planetaria. Faccio girare, poi metto anche il sale e finisco di mettere l'acqua piano piano, quindi mi regolo anche con l'acqua. Bene, dopodiché la verso nella ciotola, ci faccio un paio di giri di pieghe e lascio lievitare almeno 4 ore, 4-5 ore. Una volta pronta, scusate, non ho messo la foto, qui mi sono accorta dopo che non ho fotografato la lievitazione, diciamo, comunque era cresciuta non tantissimo, visto i tipi di farine, il mix di farina non è che raddoppia proprio, però è, diciamo che è cresciuta. Quindi procedo per fare dei giri di pieghe, i classici giri di pieghe a tre. Ne farò tre giri di pieghe con un intervallo almeno di 30 minuti, che può essere anche 40-45, quando vediamo l'impasto che si rilassa, naturalmente lo copro con la ciotola, possiamo procedere. Ok, adesso vedete che l'impasto già si presenta meglio, procedo per la formatura, farò un filone, se volete fate una pagnotta. Mi aiuto con un po' di farina, l'allargo per benino e poi piego così, in questo modo, fino a chiudere tutto il filone. Ecco qua. Scusate. Ci siamo, chiudo per benino e ho preparato già un cestino dove metterlo a lievitare, a fare la seconda lievitazione. Bene, io ho iniziato il mattino e ho cotto la sera sul tardi, quindi però se volete iniziare il pomeriggio e fare un passaggio in frigo potete farlo. Ho insemolato per benino il cestino, adesso lo chiudo, ci metto ancora un po' di farina sopra e lo lascio lievitare. Ed eccolo qua dopo all'incirca 4 ore. Come sapete il tempo è molto relativo, dipende dalle stagioni in cui fate questo pane, dalla temperatura che avete in casa. Bene, quando è pronto, naturalmente accendo il forno per portarlo a temperatura a 250 gradi e poi procedo come al solito sulla pala. Ho girato il cestino, ecco qua. Al forno ho messo la funzione vapore manuale. Così darò due spruzzi di vapore iniziale. Qui faccio soltanto un taglio
Ripasso un pochino perché ci sono i semini che non permettono di fare un taglio netto. Ok, inforniamo. Allora, io il forno, ve l'ho detto tante volte, metto sempre le descrizioni, cuocio per 20 minuti a 250 e poi gradualmente abbasso, quindi fino a 200 gradi. E gli ultimi 10 minuti a spiffero ed eccolo qua, vedete, è molto bello, si è alzato, non è scoppiato tantissimo, ma direi che così va bene per i tipi di farine che abbiamo usato, eh? Eccolo qua, ma io vi vorrei far sentire il profumo di questo pane. L'ho tagliato naturalmente quando era quasi freddo e dice, ritornando al profumo, ha invaso tutta la casa, è veramente profumatissimo e buono. Bene, amici, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a condividerlo, a lasciare un like, a commentare e ad iscrivervi al canale per chi ancora non l'avesse fatto. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!